Allora, diceva prima Carlo Secchi che cioè noi algheresi siamo sardi, ma parliamo catalano. Abbiamo provato a capire se potesse essere vincente questa esperienza di ospitare questa presentazione in un luogo diverso da quello che, come dicevamo inizialmente, sarebbe stata la sua sede naturale, proprio per cercare di capire se vi fosse, se vi sia un parallelismo e una linea di congiunzione tra due mondi che sono, come diceva prima l'assessore, giustamente geograficamente molto vicini, ma che in realtà potrebbero apparire anche molto lontani. Mi ha colpito molto prima Carlo Secchi quando ci ha detto che gli allevatori, i pastori algheresi parlano catalano ma parlano anche il sardo, perché quella è la lingua della terra, della pastorizia, dell'allevamento, con la quale ci si misura giorno dopo giorno nelle fatiche della quotidianità. Ecco. A questo punto sarei curioso di rivolgere al nostro ospite, soggetto certamente qualificato nel campo, come dire, storia e della cultura, della poesia sarda, Salvatore Toracco, docente qua alla nostra sinistra, che è certamente uno dei massimi studiosi appunto della poesia sarda, il quale ha pubblicato diverse cose, tra le quali credo che meriti certamente una menzione, la letteratura in lingua sarda, che è un'antologia che raccoglie, diciamo, da nord a sud tutte le peculiarità che la nostra terra, la nostra isola è in grado di esprimere sotto un profilo culturale, con particolare riferimento alla poesia in tutte le sue sfaccettature, quindi anche quella eventualmente della improvvisazione. Mi correggo ovviamente se sbaglio. Chiederei a lui, appunto, dall'alto, come dire, del suo bagaglio, della sua consapevolezza anche dell'argomento che oggi trattiamo e della padronanza, come si intrecciano la cultura sarda e quella catalana di Alghero, e quindi il mondo che ci racconta Pinuccio Genesio Maffei attraverso questa pubblicazione, attraverso la sua produzione letteraria, come possono coabitare e che cosa eventualmente le unisce. Quindi ci dia anche conferma del fatto che, come dire, non a torto abbiamo scelto Chiesi come sede per questa inaugurazione. Io vorrei anche leggere però diciamo che ci sono degli elementi che tendono ad allontanare queste comunità, queste differenze di cultura. Basta pensare che quando gli aragonesi arrivarono ad Alghero, la svuotarono di tutti gli abitanti che c'erano, li mandarono via e portarono tutto a popolazione nuova, quindi c'erano le radici per una differenziazione. Poi nel tempo ci sono stati grossi contrasti sempre tra Sassari ed Alghero, perché Sassari era un po' la roccaforte, diciamo così, della resistenza sarda in qualche modo, anche se poi Sassari molte volte questa resistenza alla tradita, Sassari è il picababu veramente. Anche nella scopa del francese si dice i strairozzi del traditori, i sassaresi erano pronti d'altra parte erano anche loro che avevano fatto i primi punti d'oro agli aragonesi, poi invece erano diventati un pochino irresistenti, insomma. Quindi motivi di differenziarsi, di opposizione, però poi ci sono stati sempre anche motivi di integrazione. Basta pensare alla popolazione dell'interno logudorese che è andata a popolare Alghero in questi anni, io penso anche a molti maltesi, non parliamo di Monteleone, per cui quando uno cammina per le strade di Alghero, se può sentire parlare più facilmente quasi quasi al logudorese che al catalano. L'esperienza che posso fare, che posso ricordare, diciamo quasi personale, è diciamo il tentativo che nel premio Ottieni si faceva da parte di Tonino Legga, che lo fondò nel lontanissimo 1956, e tra i tanti problemi, sì, più vicino, tra i tanti problemi che si mise, ecco, dicevo Tonino Legga che fondò il premio Ottieni nel 1956, per circa 25 anni lo mantenne come unico. Oggi premi di poesia ce ne sono tanti,
compreso quello che facciamo ogni anno qui a Tiesi, ma allora c'era solo quello. E quindi lui si metteva tutti i problemi che riguardavano il progresso della letteratura in lingua sarda, e il problema che si mise era, tra gli altri, anche quello dell'algherese. Tanto è vero che istituì una sezione speciale per la lingua algherese, che veniva discussa da tutta la giuria, però con un rappresentante della catalanità, che negli anni in cui io iniziai a partecipare era proprio Antonella Salvietti, che veniva da Alghero, e gli altri quindi a quei tempi la partecipazione degli algheresi era molto forte, perché era proprio incoraggiata da questa, quindi ci sono questi tentativi, quindi ci sono, diciamo, è vero, ci sono movimenti centripeti, diciamo, dei movimenti centrifughi anche da parte di Alghero, che un po', diciamo, si volta indietro verso la Sardegna, un po' invece preferisce guardare verso la... Ma diciamo che è il fascino di Alghero, ed è anche, diciamo, il fascino che noi dobbiamo cogliere, nel senso che questo Alghero ce la dobbiamo tenere cara, perché ha questa personalità doppia, essere un po' è nostro e un po' non è nostro. Poi venendo, non so, continuo con quello che io, diciamo, volevo leggere, ecco, per quello avrei voluto non dover tenere in mano questo aggeggio. Ecco, qui, diciamo, in questo libro mi addentro, vorrei un po' addentrarmi nel libro, ecco, venire, diciamo, al concreto del libro. C'è una biografia, naturalmente ci voleva una biografia dell'autrice, che è stata scritta e firmata dai figli. E dice, si apre con questa frase: questa pubblicazione, un po' riecheggia un po' quello che l'editore ci ha detto all'inizio, questa pubblicazione costituisce il traguardo tanto desiderato e sofferto, inseguito per più di 50 anni, sono passati più di 50 anni dalla morte, di sciogliere un debito di riconoscenza verso Pinuccia. E da qui io sono iniziato un po' di riflessioni sulla differenza che c'è io faccio un po', diciamo, nella mia vita il curatore di libri, quindi la differenza che c'è nel curare il libro di una persona viva e il libro di una persona che non c'è più. Anche se voglio, posso richiamare il mio esempio personale, non ho fatto un altro dettaglio personale, io ho fatto una cosa del genere, nel senso che ho pubblicato, dopo che tanti anni mio padre era nativo qui di Tiesi, era morto, un diario di prigionia che lui aveva scritto quando era prigioniero dei tedeschi, dal 43 al 45, una cosa che torna d'attualità tra pochi giorni. E quindi mi sono chiesto che differenza c'è tra un libro di una persona viva e il libro di una persona che non c'è più. Ci sono alcune differenze che mi fa piacere di richiamare. Il libro di una persona viva si lega molto, in modo anche soprattutto nei nostri piccoli ambienti provinciali, alle volte piccoli circuiti, alla soddisfazione personale della persona che il libro lo firma. È quello fondamentale di questo libro, è il suo orgoglio di esserci arrivati, di averlo fatto, di averlo dato al pubblico. Invece il libro per una persona che non c'è più nasce dal riconoscimento di quel valore che è diventato più oggettivo. Cioè, se noi richiamiamo un libro di una persona, non è più un'iniziativa sua, è un'iniziativa nostra, che riconosciamo il valore di quella persona, quindi è già più oggettivato, è un valore già più riconosciuto in un circuito più allargato. Quindi un'altra differenza è quindi che il libro di una persona è più delle volte, nei nostri ambienti, non siamo nel campo della grande editoria, dove ci può essere la caccia dell'editore all'autore, ma qui l'iniziativa molte volte è dell'autore che propone, mette insieme il proprio libro e lo propone all'editore, quindi nasce da un'iniziativa personale. Mentre invece il libro di una persona che non c'è più, come è chiaramente in questo caso, nasce dal coinvolgimento di una serie di persone, un po' l'avete già sentite, qui c'è un editore, una persona che non era neanche editore, che si è messa a fare l'editore, diciamo, in carta stampata per questo, ma poi c'è una persona che ha fatto la prefazione, una persona che è intervenuta per vedere i testi, una persona che è intervenuta perché c'è una poesia che non era stata prodotta dall'autrice, la tradotta. Poi sono riportate le lettere di Salvatore Ruggiu, sono riportate le lettere di Pere Catalai Roca, un articolo scritto nel trigesimo della morte della Fede Catali. Quindi il libro, poi ci sono anche addirittura delle
un quadro storico del tempo. Quindi diciamo, il libro diventa diciamo, un affatto collettivo, non è più l'opera di una persona sola. Ecco, un'altra differenza ancora è che mentre il libro diciamo, di una persona in vita raccoglie quella sua produzione di quei suoi anni, il libro di una persona morta diventa anche un po', soprattutto se è il suo unico libro, come in questo caso, diventa un po' il quadro di tutta la sua vita. Cioè noi oggi cosa abbiamo, noi comunità sarda, algherese sarda, cosa abbiamo di questa persona? Abbiamo solo questo libro, e questo libro c'è tutto di lei, c'è la sua vita, c'è la sua opera, c'è il giudizio su questa sua presenza, questo suo passaggio nella comunità. Quindi un recupero totale. Questo libro era richiesto, se ne avvertiva l'esigenza da molto tempo, non solo da parte della famiglia ma anche da altri. Lo stesso questo Pere Català Roca, che era anche lui un personaggio importante della Catalogna che teneva rapporti con Alghero, che nel 2003 aveva in un suo articolo che qui riportato, aveva invitato l'amministrazione comunale per caso a prendere iniziativa, e quindi aveva anche lui dato questa aveva fatto anche lui questa richiesta. Quindi diciamo, direi quasi per concludere questa parte del mio discorso, che se è tanta la soddisfazione per un libro di una persona viva, io credo che la soddisfazione per un libro di una persona che non c'è più è ancora maggiore, cioè perché è il recupero di un patrimonio che se non si faceva questo libro sarebbe stato completamente perduto, abbandonato, dimenticato. Altro argomento, altro tema che mi sono messo, che ho cercato così di poco, non dico di approfondire, insomma, di vedere, di toccare, è degli argomenti che la poetessa affronta in questo libro. Sicuramente lo nota anche la signora che ha fatto la prefazione, il tema fondamentale è Alghero. Ci sono tre, che le ho contate, ci sono tre poesie che sono dedicate esplicitamente ad Alghero, in cui si descrive Alghero così. Si parla, l'autrice parla con Alghero, però diciamo il quadro, diciamo che anche in tutte le altre poesie che non sono esplicitamente dedicate ad Alghero, lo sfondo che si avverte è sempre. È quasi una cosa incredibile. Questa donna ha insegnato in una miriade di paesi, è stata a Zacchena, mi ricordo, è stata in alcuni paesi del Logudoro. È stata poi, diciamo, ha cresciuto i propri figli a Sassari, sotto Lunghiano a Sassari, io credo. Non c'è nessuna traccia di queste sue esperienze. La sua esperienza è sempre la mia. Quindi, diciamo, lei che poi ne ha vissuto lontano e lontano, c'è questa sensazione del distacco. Quindi anche lei in qualche modo vive. Questo dramma dell'emigrazione che ti ha toccato tanti sali non si vive soltanto andando fuori dalla Sardegna, si vive anche spostandosi da una parte della Sardegna all'altra. Io ho visto anche, studiando un po' la presenza di tanti sardi che andavano a lavorare nelle miniere nel periodo primi del secolo, nel periodo fascista. Cioè uno di Macomer, come Pedro Garia, che era un poeta improvvisatore, che andava, che era legato al lavoro della miniera nell'Iblesiente, soffriva della nostalgia di Macomer, come uno che sta in Germania oggi può soffrire della nostalgia del suo paese che ha lasciato. Quindi Pinuccia, secondo me, soffriva di questo. E quindi, quando, siccome Cataldi dice, e giustamente, dice ovviamente che la sua è una poesia malinconica, l'abbiamo anche sentito, e appena, come dire, la malinconia della poesia di Pinuccia era espressa benissimo dalla musica e dal canto, proprio si capiva, a me, io che sono ignorante, mi ha fatto pensare anche un po' al fatto, cioè questi accenni così, diciamo, lamentosi quasi. E quindi io penso che questa malinconia che emerge dalla poesia nasca soprattutto da questo distacco, la sostanza di questa malinconia, cioè questo distacco da questa città, da questo luogo dell'affezione, dell'anima. Cataldi dice anche, giustamente anche questo, che è quella di Pinuccia è una poesia descrittiva. Io vorrei aggiungere
vuole integrare le cose, sì, è descrittiva, però non è una descrizione pura, nel senso che dalla descrizione nasce sempre una considerazione, una partecipazione, ecco, soprattutto di Alghero, cioè, no, diciamo, non è che sia che lei la descriva, la partecipa, l'ama, racconta questo suo amore. Già questa frase che c'è in copertina, giustamente è stata ricordata in copertina, significativamente. Sono sperato, leggo il catalano e no, credo che Cava non mi basta neanche. Mi sembra giusto leggere anche, sentire anche i suoni, anche diciamo, cercare di interpretarli. E credo che anche si capiscano anche senza tradurli. Sospera tu, Alghier, mia donosa, sospera tu, patria mia adorata, sospera tu, Giocante in cara, la canzone del mio cuore. Cioè io, se tu sei bella, io ti descrivo come sei bella, però io ti amo, ecco, cioè, quindi non è una descrizione pura, è una dimostrazione, è una descrizione che serve ad approfondire il sentimento. E volevo leggere anche un altro pezzetto, pagina 36, ecco, qui dice, descrive una sera di nebbia, una sera potrebbe essere questa, insomma, di foschia, cose sal foscore, es matì, è vista, no? No, non è una sera, è un mattino di foschia, al foscore, le lumeres della nit al poco se le spanguene, si spengono, dice giustamente la tradizione. Fuma la boira appunto la nebbia, fuma, amaga l'orizzonte, nasconde l'orizzonte, e fascia la marina, Lo smont, lo scollines, le scale, noi sommesso. Non c'è più niente, non si vede più niente. Engolicata de noela, de nebula, il paese desperta. Fuma la, e così continua questa descrizione. Però a un certo punto dice, io queste cose le guardo. Cioè queste cose non sono così come sono, perché sono così, ma sono così perché io le vedo così. Cioè, quindi c'è questa partecipazione, questo è un paesaggio partecipato. Questo volevo dire. È una poesia descrittiva, ma una descrizione partecipata. Ecco, il terzo argomento, forse più curioso che mi è capitato di cogliere nel leggere questo libro, è nato dalla questione della presenza delle traduzioni in italiano. Chi ha curato il libro ci dice che l'autrice, così almeno ho capito io, l'autrice aveva lasciato tutte le traduzioni, meno una, che è l'ultima poesia, quella dell'ultima poesia, La Fortuna, che parla appunto di questi che andavano in giro a vendere la fortuna, con l'uccellino che prendeva il bigliettino, e hanno fatto il bigliettino provato così via. Se voi andate a leggere questa traduzione, che è stata fatta da una terza persona, che giustamente si è prestata a questo favore, vedrete che è una traduzione letterale, come l'avrei fatta anch'io, come l'avrei fatta alcun altro, cioè cercando di cogliere, diciamo, al millesimo quello che l'autrice ha voluto dire. Se invece voi andate a guardare le traduzioni che ha lasciato l'autrice, la questione è un po' diversa, nel senso che il testo italiano molte volte non risponde al testo catalano. E io ho trovato un po' di, spero di non essere monotono in questa, però ho trovato alcuni, vorrei leggere alcuni, sono brevi. Uno è a pagina 26. Le poesie le pubblicava, come tu sai bene, la Nuova Sorrento, come ha pubblicato Leva, Pessari e altri, pretendevano. Volevano la traduzione, sì. Ma anche, diciamo, devo dire, anche noi molte volte nei premi di poesia, mentre diciamo il Stato, come diciamo, premi del catalano, molte volte ci serviamo, perché non tutti hanno approfondito, Ecco qui, questo esempio di pagina 26 è la canzone del mare. Sono solo quattro versi. Dice così, con l'inizio di descrizione. Quando tira la bufada de ponente, quando tira il vento di ponente, tutta l'aria tremola. I bodinanti, cioè mentre piovigina, lo cielo, pareis che plori, sembra che il cielo pianga. Buffa il vento, tutto del tempo, alla marina in terra sospira. In italiano dice invece,
quando tira il vento di ponente, trema il cielo qualche pianta. Soffrono terra e mare crudelmente, imbrontolì e in sibilo che affanno. Allora vedete che non è più una descrizione così anomala, anonima, ma è tutte queste cose qui che lei ha descritto affannano. Cioè, quindi c'è, non solo c'è la descrizione di quello che accade fuori, ma c'è quello che, questo che accade fuori, provoca all'interno dell'anima di chi, come lei, assiste a questo spettacolo. Un secondo esempio è la PAU, pagina 30, la pace. La pace, anche qui ho visto all'inizio, ed è anche qui una, diciamo, l'algherese è puramente descrittivo, descrive un paesaggio che vedete da una terrazza. De un terrazzo che abbraccia la gran vista, io miro la grande estesa di un gran campo. Vini es joves, vini giovani, alti nodi, ma non nodi, a proprio c'è vicino, in mezzo in vanta una vagliata verda, bella e infinita. Anche qui un paesaggio, diciamo così, bellissimo, ma in qualche modo freddo, che vive di per sé stesso. Invece la traduzione cosa dice? Dal terrazzo che sovrasta una vallata, godo la visuale di un gran prato con vigne ed orti dell'erba vellutata, ridenti colli di un luogo incantato. Allora quel luogo non è più un luogo così anonimo, è un luogo incantato. Vuol dire a me mi incanta, cioè io di fronte a quel paesaggio non sono insensibile, ma io lo godo, lo vivo, lo partecipo in qualche modo. Quindi vedete che, diciamo, l'italiano dà sempre un elemento in più. Eravamo a pagina 36, 30, 36. Ne ho ancora due di questi esempi, per arrivare così a una conclusione che credo un po' sia già intuita. 54. Tante di ignoranza, che vorrebbe dire di nostalgia, lo traduce lei. Ho cercato nel vocabolario di Manunta, ma non c'è questa ignoranza. Di sangue. È una delle poesie dedicate ad Alghero e dice delle cose molto belle, molto giuste di Alghero e parla di questo desiderio di tornare, di essere. Poco prima c'è stato quei bellissimi versi in cui dice che vorrebbe come una barchetta, come una lancia, con una piccola lancetta, poter tornare ad Alghero. E poi ripete ancora il concetto. Io divina Alghero, mia io volveria florar e cantare. Lo paese che mi ha dato vita e tristezza, lo paese che ninguno può mai olvidare, l'algherese, che è ancora odio l'olidura. È molto bella questa espressione, l'algherese non ha un grande cuore e l'odio non gli resta nel cuore, che è un bellissimo complimento, speriamo che sia vero. Se guardiamo l'italiano dice così, la divina mia Alghero vorrei piangere e cantare, il paese che mi ha dato vita e dolore, luogo che nessuno può dimenticare, l'algherese buon cuore lo conoscerà. Vedete che nel sardo dice vita e tristezza, nel italiano dice vita e dolore. È anche in questo caso un'aggiunta, una caricare di più il concetto. Andiamo ancora a pagina 62, che è l'ultimo esempio che volevo fare. Germana Taglia, sorella a sera, naturalmente una poetessa dalla Manicolia non può essere che amica della sera. Germana Taglia, quando è l'ora tua, all'um di una visione, io mi illumino. Tutto che arriva la sera, lei si illumina, illuminate la gioia di vedere questa ora che arriva. Ma abbrassa l'ombra della tua illumina, la tua veu calenta, la tua voce calda, amici dei veus antichi, la sento insieme, insieme ad altre voci antiche. In italiano, sorella sera, quando tu giungi al lume di un ricordo, io mi illumino, mi investe l'ombra della tua luce, è calda la tua voce, ascolto tra voci familiari. Quindi qui non sono più voci antiche, ma nell'italiano sono voci familiari, che così vuol dire molto più vicine di quelle che sono le voci antiche. Ecco, qual è allora la mia interpretazione di queste, diciamo, differenze di significato? Che l'autrice, nel fare la traduzione, non aveva esaurito la sua carica creativa,
Quindi, diciamo, continuava a creare e creando andava oltre il significato. O forse era l'algherese che, diciamo, forse avendo l'algherese meno letterarietà, la teneva su un piano di maggiore freddezza espressiva. Mentre invece, passando all'italiano, che è una maggiore tradizione letteraria, pensiamo a tutta la tradizione romantica, che sicuramente lei conosceva attraverso i poeti studiati a scuola, che forse lei anche insegnava, diciamo, le dava un di più di espressività che le portava a una maggiore partecipazione all'oggetto del suo racconto poetico e quindi anche a quella maggiore partecipazione che io avevo cercato già di dimostrare poco fa quando si parlava di una poesia descrittiva, sì, ma partecipata. E quindi questa partecipazione, in qualche modo, diciamo, che è già forte nella versione inglese, diventa, a mio parere, ancora più forte nella versione italiana. Grazie.